piace, sindaco, ridisegnare proprio una città che cambia. C'è anche un appuntamento molto importante, suona la campanella non solo per le scuole. Diciamo che ci dobbiamo preparare anche per il suono della campanella, ma non solo, dobbiamo pensare anche a una città che abbia, come tanti cittadini ci chiedono, dei percorsi di ciclabilità in maniera tale da consentire ai nostri cittadini di affrontare e vivere la città in maniera diversa. In questo caso colleghiamo Porta San Zeno a Breccia Cappuccini con dei percorsi che prevedono parte corsia ciclabile, parte pista ciclabile, dove la novità assoluta è, sotto l'egida appunto della conversione in legge del decreto di luglio, la realizzazione delle corsie ciclabili. Sono corsie di colore bianco con segno tratteggiato disegnate sulla carreggiata stradale, che delineano sostanzialmente una zona di rispetto verso i ciclisti. È una zona che può essere invasa anche dagli automobilisti, quindi non arreca nessun disagio dal punto di vista della larghezza della carreggiata stradale, ma consente sostanzialmente di poter creare delle fasce in cui c'è maggior sensibilità tra gli automobilisti e il ciclista e il ciclista e l'automobilista. Quindi, per dire, ci siamo entrambi, per cui rendiamo un po' più sicura la viabilità ad entrambi gli utenti della strada creando fasce di rispetto. In questo anno particolare nulla deve essere lasciato al caso. Certo, infatti i dirigenti scolastici sono stati molto uniti in questa richiesta addirittura del 3 giugno, che poi si è concretizzata dopo la conversione in legge del cosiddetto decreto rilancio, e iniziamo a vedere dei segnali concreti. Questo può essere un incentivo sia per le famiglie sia per i ragazzi, per dire: guardate, si può muoversi anche in maniera diversa, si può utilizzare la bici o qualche mezzo di mobilità dolce. È un bel segnale ed è l'inizio di un grande lavoro che dovremo portare avanti nelle scuole. I dirigenti scolastici hanno fatto un lavoro eccezionale e chiaramente non è così semplice coordinare un'emergenza, quindi loro hanno fatto già dei miracoli. Adesso si tratterà di affrontare un passo alla volta il rientro in maniera più sicura possibile per i ragazzi.